L'avete mai preparata la zucchetta dolce? Oggi facciamo una bella ricetta, sempre a modo mio, come si faceva una volta, ma faceva nonna mia. La vogliamo fare insieme? Eccola qua, guarda. Ecco qua la zucchetta dolce. Andiamo. Eccoci qua! Finalmente! Finalmente! Dal nostro orto, guarda qua, sei tu. Direttamente dal Niente. nostro Dobbiamo fare qualche ricetta con voi. Questo bel angolo Ci siamo di preparati! questo angolino. Oggi voglio fare una bella ricetta. Una ricetta antichissima che la faceva la nonna, a zucchetta dolce. Siamo immersi fra queste zucchette, Guarda facciamo qua, vedere guarda, che guarda crescono. qua, guarda, che belle, guarda. Anche a farlo apposta sono cresciute Sì, proprio sotto la nostra cucina. Che guarda qua, bello. guarda, Hai messo di tutto, le pendole della nonna. ancora i pendolini della nonna, o spugnelli che si faceva una volta, però. Tipo. L'aglio, la cipolla, è una cosa, basilico, cose piccole che di tradizione ce l'ho ancora conservate perché le mie nonne me l'ha lasciata. Siamo oggi con le nostre persone di casa, anzi con le nostre amiche di casa, perché le considero amiche di casa. Voglio preparare questa ricetta a zucchette a modo mio, come si faceva una volta. Vogliamo Mi rendi chi iniziare? sapore. Iniziamo. Partiamo con gli ingredienti. La zucchetta, eccola qua. La salsiccia. Salvatore, la coperta è gustata. I pomodorini. Basilico, l'aglio, la cipolla, la bottiglia di pomodoro, Sempre tua. sempre mia, la chicca, il brodo vegetale, la chicca nostra, l'olio. Olio d'oliva. Vogliamo incominciare? Ok. Iniziamo. Iniziamo. Allora, la prima cosa fondamentale è dobbiamo preparare la zucchetta, dobbiamo pulirla e tagliarla. Ora vi faccio vedere come si fa. Prendiamo la zucchetta, Eccola. la togliamo, io toglio questo. Si pela. Si pela prima. Eccola qua, Salvatore. Esce tutto il Ora cuore. tagliamo a pezzetti. Guarda, la svuotiamo dei semi. Così. Ok. La tagliamo. Allora, Salvato, incominciamo a sfrirre la lievitiera con un po' che vuoi per fare un po' pomodorina. Eccolo qua, eh. L'olio extravergine, aglio. Salvatore, ci stanno pochi venti. Che siamo Vai. nella natura. Comincia da sfuggire qua. Allora, la zucchetta invece dobbiamo mettere la cipolla, sempre un po' di olio, mentre l'aglio si sta cominciando a friggere,
abbiamo la cipolla, l'olio e la zucchetta. Sono anche le nostre gallinelle, si fanno sentire. Sto avendo stamattina, ora siamo nella natura. Ok. Eccola qua, guarda. Cipollina. E aglietto, ok, ora nell'aglio togliamo un po', guarda, sono rosolato l'aglio, fatti il suo lavoro, togliamolo e mettiamo, che bel rumore, guarda qua, passi pomodori, sale, nella cipolla bella bionda, 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 ecco qua la salsiccia, vado a coperta di custodio, questo fa sapore, salvato, ma non c'è più meglio la coperta di custodio, non ci sta niente, il primo taglio a coperta di custodio per ricette povere sono la cosa più bella, ecco qua, pomodorini da una padella, salsiccia e coperto di costato, mamma fa fare rosolano poco, sapete questo qua, eh? Bella bionda, 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 già ti sento profumo, mamma mia che profumo. Pomodori, guarda qua che bello pomodori, guarda qua, guarda. Che colore. La colata si è schizzata. Guarda questo, e chiama zucchetta. Via di zucchetta. Eccola. Un po' di sale. Chicca nostra, brodo vegetale, pure brodo vegetale, la bottiglia di pomodoro, salvato, non si faceva una volta, eccola qua. E aggiungiamo o pomodorini, eccolo qua, qua che spettacolo, quanto tempo dobbiamo aspettare ora? Ah, sabato questo subito si fa, un quarto d'ora, quindi però se vedete la zucchetta che cos'è? È l'origano, guarda qua che tenimmo stamattina, qua l'origano fresco, abbiamo l'origano fresco, però se non ce l'avete a casa ci sta quello là secco, secco. Ecco qua, poi Salvatore quando si è cotta poi facciamo vedere, cioè, fino a cottura c'è una bella prangata di basilico. Basilico fresco. Bella. Non si deve cuocere dentro. Bella ad essere profumata. Quindi ci vediamo fra un quarto d'ora? Un quarto d'ora, subito si fa, non ti preoccupare. Salvatore è pronto. Guarda qua, qua. Passato un quarto d'ora. Allora, Salvatore, si è abbronzato. Io prima non l'ho messo il peperoncino, però ci vuole un po' di peperoncino. Bello, fine cottura, guarda qua. Un po' di peperoncino dentro, bello fresco fresco. Prendiamo basilico, come facevano, il male spezzettato.
dai, guarda, guarda. Che profumo, mamma mia, che vediamo come tutta bella si è rotolata. Assaggiamo prima se è di buone. Buono, Salvatore. Di sale? Il sale è buono, pura cottura, non deve essere troppo cotta, deve essere più succhiarella. Deve un po' più croccantino. Bravo. Ah, vogliamo impiattare? Impiattiamo. Salvato a non a sotto piatto. Punon ci mettiamo vascotto di pane. Mm. Tengo a frisè, il famoso vascotto di pane. A frisè, ci aspettai. Così bella, tutto, guarda, guarda, tutto guarda, l'olio, guarda, tutto. Impiattiamolo, il sugo. Eccolo qua, guarda. Che guarda, spettacolo. Guarda. Che spettacolo. Che profumo. Guarda che sapore adesso, guarda qua. Vuoi che vuoi, agrudo. Filo di olio. Che profumo. Un po' di origano e un po' di basilico. Guarda che bello, guarda. Bellissimo, sapato. Siamo pure di una volta. Andiamo a assaggiare. Assaggiamo, dai, è arrivato. I sapori rano li assaggiamo. Certo. Assaggiamo. Ha da fa, perché una ricetta poverissima e te non usa pure, ma che vuol dire? Usa pure esagerata. Vi auguro una buona giornata, fatela, mi raccomando, poi mi scrivete. Un bacione forte e alla prossima.